Il cartellone di Pamela Villoresi, cosa ci sarà? Ci saranno tantissime cose, è una stagione che si chiama Traghetti perché, vabbè, traghetta anche da un direttore a un altro, quindi parte della stagione in realtà non è merito mio, ci sono tante bellissime cose che erano già state prodotte, per esempio Emma Dante, la nostra regista che confermo e lei conferma di riferimento del teatro nonché direttrice della scuola. C'è una grande sorpresa che sarà la mostra di Leonardo che il nostro presidente pugliese riesce a portare con Civita a Palermo, delle macchine dell'inventiva e dell'immaginazione, infatti l'anno verrà traghettato il 2019 al 2020 con uno spettacolo di danza della compagnia No Gravity di Emiliano Pellisari che sarà appunto dedicato a Leonardo, con questo chiudiamo i 500 anni. E poi ci sarà una stagione, ogni pubblico avrà la sua stagione, ci sono 34 spettacoli anziché 21 e quindi ognuno ci saranno tanti grandi attori classici da Glauco Mauri a Gabriele Lavia, Mascia Musi, Elisabetta Pozzi, Maddalena Crippa, poiché mi è stato detto che il pubblico ci tiene insomma comunque a vedermi, però mi sono voluta ritagliare solo uno spettacolo che esiste già, che è su Frida Kahlo e che è a fine stagione nella sala piccola, nella sala Strehler, quindi per il teatro è a costo zero perché ho preferito risparmiare su, diciamo, una mia produzione per fare più spettacoli. E poi ci sarà anche tutto il contemporaneo, appunto da Emma Dante a David Denia, Joè, e quindi insomma è molto corposa, è molto nutrita. Lei è già stata in questa città, ha recitato in questo teatro da poco più di un mese, è stata nominata, come si è ambientata in questo suo primo mese palermitano? No, benissimo, perché chi mi conosce sa quanto ho amato questa città, ci stavo per comprare casa, quanto ho amato questo teatro, infatti io sono stata chiamata dai tecnici a presentare il bando, poi l'idea è stata sposata dal CDA, dal nostro presidente, poi dal presidente della regione, poi dal sindaco, insomma più unanimità di così Simone. Certo, mi tremano i polsi davanti a tutta questa fiducia, però spero di essere all'altezza, ce la metto tutta. Grazie.